Davide Mazzanti, si avvicina sempre di più la top 6, come sta l'Italia? I ragazzi stanno bene, stiamo approfittando dei due giorni liberi per riuscire a recuperare il massimo di energie per poi i due giorni che ci aspettano di sfide contro il Giappone e contro la Serbia. Che top 6 sarà secondo te, vedendo anche i due gironi? Ma secondo me sarà una top 6 equilibrata, dove sicuramente saranno sfide in cui si deciderà tutto alla fine, e credo che tutte le squadre che sono presenti esprimono comunque tutte anche con squadre diverse, ma una grandissima pallavolo. In questi giorni cosa stai dicendo alle ragazze per motivarle ancora di più, se è possibile? No, sinceramente a livello di motivazione dall'inizio del mondiale non ho detto granché alle ragazze, e penso che ci siamo detti tutto durante l'estate, e adesso le ragazze stanno trasformando in fatti tutto quello che ci siamo detto. Sono anche giorni di studio per capire bene la strategia migliore. Che partite saranno quelle con Giappone e Serbia? Col Giappone sarà una partita dove dovremo trovare subito la chiave tattica con loro per essere ordinati e non cadere nelle loro combinazioni, mentre poi con la Serbia sarà una partita totalmente diversa, dove ovviamente loro hanno una pallavolo più fisica e dove conterà ovviamente riuscire a limitare gli attaccanti. Da casa che sensazioni, cosa dice la piccola Gaia? Gaia ha iniziato a giocare a pallavolo, si vede che tutta la pallavolo che sta guardando l'ha incentivata ancora di più a iniziare, ha iniziato a fare un po' di mini volley con la sua nonna, che è allenatrice, e ha cominciato a fare le prime schiacciate. È un entusiasmo contagiante anche dall'Italia, si vedono tanti commenti, tante belle parole per questa squadra. Sì, credo che in molti si stiano riconoscendo in quello che fanno le ragazze e esaltando per come lo stanno facendo, e quindi credo che questo sia già un bellissimo segno che vogliamo portare avanti e coltivare fino alla fine.